Ciao a tutti, sono Octi di Pura Febbre Italiana e in questo video vedremo i top consigli per migliorare a Fortnite in pochissimo tempo, circa un paio di minuti, subito in questo video. Il mio obiettivo non è sicuramente quello di darvi tutti i consigli che non conoscete, anche perché Fortnite ormai ha un paio di anni, quindi sicuramente un sacco di consigli li conoscete un sacco, ma non importa, perché il mio obiettivo è darvi anche solo un consiglio che non sapevate prima di aver visto questo video. Vi ricordo inoltre che sarò a Roma dal 10 al 12 settembre. Quelli di voi che vogliono incontrarmi o che vogliono sapere dove sarò, che cosa farò, vogliono stalkerarmi un po' per bene, seguano qua il link di Instagram. Beh, non è un link, è solo il nome di Instagram della nostra pagina, ma seguite quella pagina lì in modo da sapere sempre dove sarò in ogni momento. Farò un sacco di Instagram stories e di altre cose in modo da farvi sapere in ogni momento dove mi troverò, che cosa starò facendo apposta per poter incontrare quanta più gente di voi. Quindi veramente è una cosa semplicissima, seguitelo. Ma detto ciò, andiamo subito al video e non perdiamo altro tempo. Andate nelle impostazioni e impostate il livello delle ombre a no. Le ombre aumentano la scurezza dello schermo e riducono gli FPS. Togliendole del tutto, non solo avrete più FPS, ma soprattutto riuscirete a vedere meglio i giocatori con le skin molto scure. Queste infatti sono più difficili da vedere se le vostre impostazioni di ombra sono al massimo. Non perdete troppo tempo a lootare. C'è tantissima gente che ancora ora, appena atterrata, passa i primi 4-5 minuti della partita a cercare di lootare quanto più possibile. Non ha senso, cercate le armi che più vi servono, quelle essenziali, quindi un fucile d'assalto, un fucile a pompa, magari una mitraglietta, se proprio anche un cecchino e delle cure. Fate giusto dei materiali e poi andate all'attacco. Infatti otterrete il resto delle cose uccidendo gli altri giocatori che avranno passato il loro tempo a lootare. Immaginate infatti di passare i primi 5 minuti della partita solo a lootare e dopodiché venite uccisi da una cecchinata che neanche vi stavate aspettando. Ha avuto senso giocare? No, quindi lootate il giusto essenziale e poi andate subito all'attacco. Giocate con tastiera e mouse. Giocare con tastiera e mouse, anche nella piattaforma PS4, può far la gran differenza, perché si sa che con mouse e tastiera c'è una gran differenza e si è nettamente più precisi rispetto a coloro che usano il controller. La Epic Games lo sa e proprio per questo diceva di fare un aggiornamento dove avrebbe staccato coloro che utilizzano il joystick da coloro che utilizzano la tastiera. Questo aggiornamento però non è ancora stato fatto effettivamente, quindi ancora si può utilizzare la tastiera e mouse. In combattimento iniziate sempre con cecchini e granate. I tempi di Fortnite sono molto cambiati e ora, per avere un vantaggio sul nemico, è molto importante iniziare ogni fight con una cecchinata o degli esplosivi. Se con la cecchinata prendete il nemico, gli avrete tolto praticamente 100-150 di vita e lui sarà sicuramente in netto svantaggio su di voi. E anche se non l'avete preso, basterà subito passare al fucile d'assalto e iniziare a mitragliarlo come avreste fatto normalmente. Idem per gli esplosivi, iniziate le partite con gli esplosivi in modo da ridurre nettamente la vita del nemico e di avere un vantaggio subito immediato su di lui. Quindi prima di iniziare a mitragliare con i fucili d'assalto il nemico, ricordate sempre di tirare o una cecchinata o delle granate o degli esplosivi. Iscrivetevi al miglior canale di guide e curiosità su Fortnite, ossia questo. Infatti la mia passione come youtuber è quella di portarvi sia contenuti un po' curiosi che stimolano la vostra curiosità e la vostra voglia di sapere, che quello di darvi consigli e trucchi e guide per farvi migliorare. Quindi lo so che è una vostra scelta, ma considerate l'idea di iscrivervi a questo canale, perché sicuramente sarà la scelta giusta che vi permetterà di migliorare un sacco tramite la visione di questi video. Chiaramente non dimenticate di attivare la campanella così da non perdervi i video. Giocate con delle cuffie. Nonostante molta gente giochi da PC o da console utilizzando direttamente le casse, questo gioco è fatto apposta per darvi varie tracce audio sulla base dei vari rumori che potete sentire nel gioco, quali una chest, quali un nemico, quali i suoi passi, quali una cecchinata, quali delle mitragliate. Organizzate bene il vostro equipaggiamento. Il miglior equipaggiamento al momento attuale su Fortnite è un fucile d'assalto al primo posto, un fucile a pompa barra esplosivi, una mitraglietta o il Thompson, che praticamente è la stessa cosa, un cecchino o degli esplosivi, cioè sulla base di quello che avete e quello che non avete, e delle cure. Avendo questo loadout sarete sicuramente preparati ad ogni tipo di evenienza, quindi sia attacchi da distanza che attacchi ravvicinati, eccetera eccetera. Usate tutte le armi in combattimento, infatti molta gente non utilizza tutte le armi che ha a disposizione durante un fight. Come detto prima, è bene iniziare con una cecchinata o degli esplosivi per poi subito passare
all'arma di base che è il fucile d'assalto. Questo però dipende se il nemico si trova lontano o vicino. Infatti se si trova lontano, allora tiriamo fuori il fucile d'assalto e iniziamo un po' a mitragliare dopo la cecchinata iniziale. Se invece si trova vicino è meglio tirare fuori il fucile a pompa, tirare un colpo cercando di prendere, dopodiché tirare fuori subito la mitraglietta o il Thompson e iniziare a colpire il nemico. Infatti ricaricare durante un fight è la cosa più sbagliata che si possa fare, a meno che non siano quei momenti di pausa dove tutti buildano a caso e allora lì sei magari chiuso in una stanzina buildata e allora lì hai il tempo di ricaricare, ma non sempre questo avviene, quindi è molto importante utilizzare tutte le armi che si hanno a disposizione. Abbiamo 5 slot, di cui di solito 4 sono utilizzate per le armi, cerchiamo di utilizzarle tutte, no? Usate tutti questi consigli e vedrete che la vostra esperienza su Fortnite Battle Royale migliorerà un sacco e il vostro gameplay sarà quello dei pro più pro di sempre. Anche oggi ringraziamo la pura febbre italiana Strong qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 168.000 e cresciamo sempre di più. Commentate con quello che ne pensate voi di questi consigli, se ne avete trovato anche solo uno che è utile e che prima non conoscevate o che comunque vi è stato utile e che vi aiuterà a migliorare su Fortnite. Fatemelo sapere, lasciate un piace, iscrivetevi a questo canale, condividete questo video con i vostri amici e compagni di team in modo che anche loro possano migliorare insieme a voi, così sarete i migliori giocatori di Fortnite di tutto il mondo. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani con il prossimo video, ore 3. Ciao!